Da oggi Napoli diventa la capitale italiana dell'acqua pubblica. Il Consiglio Comunale di Napoli oggi ha sancito la scelta di rendere nuovamente pubblico il servizio idrico della città. In coerenza con l'esito referendario del 12 e 13 giugno, infatti, la Giunta dei Magistris ha predisposto la trasformazione dell'ARIN da soggetto di diritto privato in soggetto di diritto pubblico, con un modello di governance partecipato. Pur rispettando infatti l'autonomia aziendale, è stato creato un modello in grado di garantire un'attività di controllo e di informazione da parte delle varie forme di cittadinanza attiva e dei movimenti che hanno caratterizzato la stagione referendaria per la difesa dei beni comuni. Al Consiglio Comunale hanno partecipato comitati e semplici cittadini che si sono battuti per l'acqua pubblica e per far diventare Napoli la Parigi d'Italia. Si è avviato un processo politico partecipato, molto intenso, che è durato 3 mesi. Il 23 settembre la Giunta Comunale ha approvato la trasformazione dell'ARIN SPA in ABC Napoli, in Acqua Bene Comune Napoli, cioè in azienda speciale partecipata, e oggi il Consiglio, che è appunto il dominus di tutto il processo politico normativo, trasformerà definitivamente una società per azioni in azienda speciale. Azienda speciale molto particolare, perché la governance nel Consiglio di Amministrazione saranno presenti anche rappresentanti della cittadinanza attiva. Quindi noi dobbiamo lavorare affinché questi patrimoni non solo non appartengano alle multinazionali e ai privati, ma che non appartengono, in fin dei conti, se ci pensiamo bene, nemmeno ai governi, nemmeno agli stati, nemmeno ai municipi, nemmeno ai governatori, appartengono alle cittadine e ai cittadini di questo mondo.